Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dagli anni 90 io e il mio amico Tony andiamo in giro a fare disastri e questo unboxing è dedicato a lui. Eh sì, perché tutte le volte che che io e il mio amico Tony ci incontriamo, mi fa vedere sempre qualcosa che io regolarmente vado a comprare, quindi diciamo che è il mio influencer maggiore. Grazie Tony. Questo me l'hai fatto vedere tu l'altro giorno e quindi mi sembrava giusto e doveroso omaggiarti. Quindi coltello alla mano. Dovete sapere che una volta andammo a comprare dei CD al mercatino di Senigallia, ancora il mercatino di Senigallia di tanti anni fa, e comprai ovviamente un CD con del contenuto hard. Siccome però temevo per il mio ritorno a casa, cosa ho fatto? Ho preso, da vero agricoltore quale sono, una chiave e ho grattato la parte dove c'era la donnina con le donne, insomma, nude di questo CD, grattando via anche il CD-ROM, e quindi automatico sono arrivato a casa e ho buttato tutto nel cesso. Quello è stato il primo passo dell'agricoltura digitale. Ma bando alle ciance e passiamo al pacco di stasera. Cosa abbiamo qua? Caro Tori, tu me l'hai fatto vedere, tu mi hai ingrigato e io l'ho fatto. Ta-da! Moero, portafoglio smart, super tecnologico, hai detto che ne hai fatti comprare un sacco di gente, beh, l'ho comprato anch'io. Adesso unboxing veloce e vi faccio vedere come è fatto questo super portafoglio tech, super minimale. Altri soldi mi hai fatto spendere. Pacchettino minimale, anche perché l'oggetto è proprio piccolo, adesso non ho un righello sotto mano, ma diciamo che, anzi forse ce l'ho un righello sotto mano, sì, dai, la pacco è 10 e mezzo, no 11 dai, 11 per 8, quindi molto piccolo. Apriamo. Allora, tutti prendono la versione carbon, io siccome invece ambisco all'ignoranza, sono andato su un più morigerato rosso con portacarte blu. Eccolo qua, ecco, che culo, se lo provo 10 volte non riesco a farlo, mi è volato giù una roba. Thank you Moero, cos'è che è volato giù? Lo scopriremo solo vivendo. Vabbè, chi se ne frega, dopo vedremo. Allora, ragazzi, veramente, veramente piccolo, super minimal. La pelle è un saffiano rosso, al tatto è ruvidino, ma sembra bello resistente, le cuciture sembrano belle, la clip, narrano le cronache di una clip molto resistente, carta, ho preso la versione senza portamonete, perché secondo me, a parte che card coins qua ci stanno pure volendo, ma secondo me la vera essenza di questo portafoglio è quella di essere super portatile, super minimal, super piccolo. C'era anche la versione con l'AirTag, ma sinceramente non ne vedevo la necessità, con l'AirTag diventava molto molto più spesso. Quindi, allora, cosa abbiamo? Portacarte, queste sono le carte che presumibilmente viaggiano senza RFID. Altro portacarte, qua ci metterò le carte minimali. Il porta banconote di plastica, questa è la tanto discussa patelletta di plastica per tenere banconote. Ora, resisterà, non resisterà? Io ho visto video di youtuber che parlano di queste plastiche come resistentissime, ben incollate, ben fatte. Alla parola dei fatti vedremo come sarà. E qui c'è il portacarte con la mollettina. Tanto per capirci, le carte si mettono qui, almeno penso. Esatto, e quando devono essere tirate fuori, si scattano fuori. Fatta la legge, scoperto l'inganno, ma adesso ci arriviamo. Intanto volevo farvi vedere i soldi come vengono gestiti, si prendono, si mettono così, si chiude la pateletta e tutto sommato la pratica è comoda. Però c'è un però, primo,
un po' svolazzano, ma quello sarebbe anche il meno. Il vero grosso problema è questo, che ho cannato per esempio a mettere il numero di carte dentro, ne ho messe troppe e adesso con la molla non viene più fuori, non c'è un meccanismo di sicurezza per tirare fuori a mano e quindi dobbiamo passare alle maniere chirurgiche, e cioè pinzettina, tutto fare. Ma adesso devo tirare fuori la carta da qua, assolutamente. Allora, intervento di alta chirurgia è riuscito. Allora, ci stanno fino a 8 carte, giusto perché voi lo sappiate. Quando si aprono vengono fuori molto facilmente, devo dire. Tengono da Dio perché la molla è fatta bene, questo quindi sicuramente è un plus. I soldi ci stanno. Non comunque posso farci stare né la carta d'identità, che faccio vedere qua, quella vecchia, e soprattutto il tesserino dell'ordine dei medici non ci entra. Ora questo lo uso soltanto quando vado in farmacia per farmi riconoscere, però comunque ce l'ho sempre dietro, insomma, e quindi con questo qui non me lo posso portare dietro. E inoltre continuerò a usare con estrema soddisfazione, devo dire, il portacarte della Apple, quello attaccato all'iPhone per capirci, perché qui dentro ci tengo il badge del lavoro e la carta per firma, la carta digitale per la firma. Si sta rovinando, insomma, un pochino, in realtà rovinando si diventa anche più bello, la pelle è anche un po' più vissuta, quindi qui vola di tutto. Dai, passiamo alle conclusioni, vi racconto cosa ne penso di questo prodotto della Moero e vi racconterò perché ho fatto due errori, ma grossi però. Mi piace, il prodotto mi piace, perché è un'idea veramente bella, è piccolissimo, nei pantaloni ci sta la grande, quindi le carte sono veramente sicure, non si perdono, vengono su con estrema facilità, si mettono giù con estrema facilità, sembra anche costruito bene, sembra anche ben fatto, le cuciture e quant'altro. Però ho fatto tre errori durante l'acquisto, tre errori che io vi invito a non farli, perché insomma secondo me sono errori importanti. Errore numero uno, la carta d'identità. Se ce l'hai vecchia non ci sta in nessun modo, cioè andrebbe spiegazzata, ma non mi sembra proprio il caso, già è passata in lavatrice un paio di volte, quindi non mi sembra proprio una cosa intelligente. Il secondo errore è... le monete. Prima o poi c'ho sempre un po' di monete in tasca e ho fatto la grandissima cazzata di prendere il modello senza la zip porta monete. Bella la pelle rossa, bello l'inserto blu, tanti baci che vuoi tu, ma le monete dove me le metto? In tasca, che ballano. Questa è stata una cazzata, devo dire. L'ho comprato sull'onda dell'entusiasmo, non ho guardato in realtà, ho fatto il solito acquisto incauto, in questo grazie Tony per supportarmi sempre quando faccio questi acquisti dementi. E il terzo errore è lui, perché vendono la versione di questo con l'Apple AirTag e non ho valutato il fatto che fosse più piccolo di un portafoglio normale e anche quindi più smarribile, passatemi il termine. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che essendo più piccolo può essere che lo lasci da qualche parte, lo butti nello zaino, non sai dove l'hai messo e fai un pochino più fatica a trovarlo. Quindi la versione con AirTag sopra è da preferirsi. C'è da dire che tutte le versioni con AirTag erano fatte con dei materiali che non mi piacevano dal punto di vista proprio estetico, no? Quindi ho preferito fare la solita scelta estetica senza guardare la sostanza, però devo dire che nel complesso la portabilità di questo coso qua è fantastica, è meravigliosa. Però insomma con questo qua in tasca sarebbe stato anche meglio. In realtà poi farò un altro uso di questo AirTag più avanti e poi vi mostrerò in un altro video a sorpresa che uscirà tra qualche giorno. Quindi non voglio giudicarlo subito perché sarebbe assolutamente ingiusto, lo userò una settimana, 10 giorni e poi magari farò un piccolo short per rendervi edotti su come mi sto trovando e su come, diciamo, sulla eventualità o sulla validità di un acquisto di questo genere. Nel frattempo, per portarmi la carta d'identità e la tessera dell'ordine dei medici, il mio vecchio buon Eastpak comunque nello zaino glielo butto lo stesso e quindi lo dirà, ma allora che tu lo hai comprato a fare? Riparliamo tra un mesetto. Grazie per aver guardato il video, grazie a te Tony per avermi ispirato l'ennesima cazzata che ho comprato.
E niente, se vi va iscrivetevi al canale, campanellina per le notifiche sui nuovi video in arrivo, ci sono delle robe interessanti in arrivo. E niente, grazie ancora e vi auguro la buona serata. Ciao, grazie. 15 minutes later. Niente. Niente, niente. Ne ho preso un altro con la zip. Perché con la zip? Perché allora l'AirTag sinceramente, a parte non mi piacevano i colori, ma in più secondo me ispessisce parecchio il portafogli, mentre invece con la zip, apro la zip, lo infilo dentro e ottengo lo stesso risultato con un colore che mi piace. A me piaceva proprio questo rosso con la cosina blu, quindi sono un viziato, vi devo dire. Bello, comprate, non lo so, ve lo dico tra un mese. Al prossimo video, ciao, grazie.